in collegamento, collegata con noi da Genova, la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, che ringrazio davvero per essere qui con noi a Benedetta Economia. Buonasera. Furlan, allora insomma il dibattito qui è partito in studio, vorrei coinvolgere anche lei, anche facendo un passaggio indietro, chiedendole perché la partecipazione delle donne al mondo produttivo è ancora così penalizzata. Io credo che continua a esserci una misurazione quantitativa del lavoro. Il vero scoglio che abbiamo davanti è che sarà inevitabile per chiunque doverlo superare. È quello di misurare tutto in quantità. Quante ore lavori, quanti pezzi produci. Ormai in un modo di concepire il lavoro distante ogni giorno sempre di più dai nuovi processi tecnologici, dai nuovi strumenti tecnologici. La grande sfida che abbiamo davanti è esattamente questa. Io credo che per le donne si possono aprire momenti importanti nel lavoro, organizzare in modo diverso il lavoro, puntare meno sulla quantità e più sulla qualità. La disponibilità a rinnovarsi, ad aggiornarsi, a riformare il proprio conoscere, il proprio modo di lavorare, è tipico delle donne. Quindi io credo davvero che il futuro del lavoro sia donna. Poi guardi, Papa Francesco nella Fratelli Tutti ha detto una cosa molto importante. Ha parlato del bisogno di riconoscersi. E non ci si riconosce se non si ammettono e non si vivono in termini positivi le differenze. Quindi il futuro del lavoro passa da questo, da riconoscere le differenze e da farla diventare un elemento vincente su come si lavora, su cosa si produce e anche, se permette, del perché lo si fa. Segretaria, quindi è stata molto chiara. Che nel futuro avremo buone chance che si aprono per le donne nel mondo del lavoro. È vero che c'è ancora tanta strada da fare, ma i cambiamenti che stanno avvenendo danno davvero possibilità in più. Io mi rivolgo subito alla Furlan per chiederle quante donne hanno vissuto quello che ha vissuto Desirée. Sì, perché purtroppo l'occupazione femminile è soprattutto concentrata nel nostro paese, nei servizi, nei servizi, nel terziario, che sono stati sicuramente i settori più colpiti, quelli che hanno risentito di più delle restrizioni dovute alla pandemia. Non è un caso che noi abbiamo voluto assolutamente mettere tra le priorità che abbiamo individuato con il governo anche per la legge finanziaria, il blocco dei licenziamenti, la proroga della cassa Covid, ma soprattutto l'attivazione di due riforme fondamentali, quella degli ammortizzatori sociali, perché in questo paese gli ammortizzatori sociali, così come sono adesso, non coprono in eguale misura tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, manco per niente. E quella delle politiche attive del lavoro, in modo che attraverso la formazione, il completamento formativo, l'aggiornamento, si possa davvero più agevolmente passare da un lavoro a un lavoro. A un altro lavoro, questo è importantissimo. Grazie, quindi, segretaria. Io vedevo degli ammortizzatori sociali, politiche attive, sono due strumenti che mancano e sono assolutamente essenziali. Da attivare. Furlan, forse la domanda è banale, ma perché? Perché i contratti collettivi nazionali stabiliscono paghe orarie uguali per tutti e poi le donne e gli uomini hanno una paga differente? Beh, per tanti motivi. Intanto perché tendenzialmente molte aziende non riconoscono il lavoro di qualità delle donne
e sono spesso portate a inquadrare le donne penalizzandole nel loro lavoro. E poi perché ci sono situazioni molto spesso tra il privato e il lavoro, la famiglia e il lavoro, che in un'organizzazione del lavoro basato sulla quantità inevitabilmente penalizzano le donne. Non viene premiata la creatività, non viene premiata la voglia di cambiamento, l'innovazione, la capacità delle donne nell'innovazione, legandosi sempre alle ore lavorate, inevitabilmente succede quello che nel grafico abbiamo visto con grande, grande chiarezza. Chiarezza. Furlan ha sentito, non si tratta di quote rosa, ma di puntare sul merito riconoscendolo alle donne. È questa la chiave di volta? Ma intanto il filmato che abbiamo visto va proprio nel senso delle cose che dicevamo prima. L'innovazione tecnologica aiuta moltissimo. Noi oggi abbiamo visto nel filmato donne in settori e reparti dove difficilmente 10 anni fa le avremmo mai potute vedere. L'automazione ha tolto il tema della fisicità, l'ha superato. Non solo, ormai la catena di montaggio così come l'abbiamo conosciuta non esiste quasi più, esiste il lavoro di squadra, in team, esattamente quello che abbiamo appena constatato nella Ferrari. In questo cambiamento si inserisce e si danno opportunità vere alle donne. Io sulle quote rosa però faccio una battuta, guardi. Alle volte sono utili, quasi indispensabili, diciamo così, per scrollare l'albero con vigore. E abbiamo avuto anche tante Sì, ma anche in sperimentazioni merito, immagino. positive, anche nel sindacato, non soltanto nelle aziende pubbliche e private. Certo, l'evoluzione, il cambiamento del mondo del lavoro ci porterà sempre di più a non averne bisogno. Parzani. Ricordo però che nel nostro paese la maggioranza dei laureati sono donne, ogni anno sono più le ragazze che si laureano che i ragazzi e anche il tema, diciamo, di con quale votazione, con quale competenza, con quale merito vede le donne assolutamente vincenti. Quindi abbiamo da che lavorare, ma anche da sperare positivo. Furlan, dal suo osservatorio, qual è l'ostacolo maggiore per le donne nella conciliazione? I servizi che mancano, uno scoglio culturale, uno scoglio in famiglia, come diceva prima Rallo? Sì, questi dati mi portano a fare un commento. Benvenuti nella realtà, perché la realtà è questa. Intanto vorrei soltanto accennare una cosa. Noi siamo un paese, che, nonostante una legge dedicata, conosce ancora diffusamente le dimissioni in bianco chieste al momento dell'assunzione di molte donne qualora rimangano incinta. Quindi questo è il paese, o perlomeno un pezzo di paese con cui si deve fare il conto. Ma di che ci stupiamo? Non abbiamo gli asili nido, non abbiamo l'assistenza per gli anziani, la non autosufficienza non è riconosciuta nel nostro paese e in una mentalità, ma anche in una realtà per la verità, dove troppo spesso la cura della famiglia è solo affidata alle donne. Inevitabilmente succede che soprattutto dove la carenza dei servizi pubblici è davvero terribile, in modo particolare al sud, molto spesso le donne scelgono di lasciare Parzani. il lavoro, o per meglio dire, dalle condizioni sono quasi costrette a lasciare il lavoro. Allora bisogna cambiare le priorità nel paese. Se la priorità è il lavoro ed è il lavoro per le donne, allora i servizi sociali, l'aiuto alla famiglia, il sostegno alla famiglia sono centrali.
Vorrei sentire anche la Furlan chiedendole però quello che poi accade nel mondo del lavoro, cioè tante volte una mamma lascia il posto del lavoro per la maternità e quando torna rischia di non trovare più il suo ruolo, le sue competenze, quello che aveva lasciato. Ah, non c'è ombra di dubbio, è molto difficile per una donna che lascia il posto di lavoro poter poi ritornare e trovare il suo posto di lavoro, anzi è esattamente il contrario quello che avviene. Noi stiamo cercando attraverso la contrattazione di creare le condizioni per creare più possibilità alle donne di non lasciare il posto di lavoro. Il welfare aziendale su questo è uno strumento importantissimo. I nidi aziendali sono strumenti importantissimi. E poi nel ritorno dopo la maternità sul luogo di lavoro, quando non si esce definitivamente dal luogo di lavoro, ma si fa la propria maternità, è importantissimo garantire alle donne di non aver perso la loro competenza e anche attraverso percorsi di rafforzamento, di aggiornamento, di formazione. Furlan, vorrei sentire anche lei sui dati che abbiamo visto e aggiungere anche un altro dato. Fra i manager delle grandi aziende soltanto il 28% è donna. Ah, non c'è dubbio, guardi, la statistica che avete mostrato prima con una percentuale al sud anche più elevata e anche per la tipologia di impresa che abbiamo in quella parte del paese, difficilmente impresa industriale e grande impresa, quindi anche quello che determina un fattore positivo, almeno numericamente, rispetto alle presenze di donne che dirigono imprese, che hanno proprie imprese. Ecco, sulla imprenditorialità femminile, io credo che dobbiamo ragionare anche rispetto al sistema del credito. Noi abbiamo visto, purtroppo le statistiche sono chiare, come il sistema del credito, che è fondamentale per una ragazza, per una giovane che vuole fare impresa, è sempre più riluttante a dare credito alle donne rispetto che agli uomini. Questo è un dato statistico molto chiaro nel nostro paese. Perché? Perché si scommette meno sul lavoro femminile, sulla capacità imprenditoriale femminile, sulle caratteristiche e le potenzialità delle donne. Furlan lo accennava anche prima, tutto questo agevolare le donne non è una politica buonista, ha un senso economico e produttivo. Ah, non c'è ombra di dubbio. Poi, come dire, ben venga la disponibilità, la sensibilità, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma quando sul posto di lavoro c'è qualità del lavoro, c'è rispetto della dignità della persona, c'è il giusto riconoscimento economico, c'è la possibilità di crescita professionale per le persone, si alza la produttività. È evidente questo. Quando si alza la produttività, sì, assolutamente, sono d'accordo che si alza. Riparto dalla segretaria Furlan per chiederle in conclusione, prima di salutarci, che cosa serve per incentivare, in poche parole, l'occupazione e il lavoro in generale femminile. Insomma, la ricetta della CISL. Beh, intanto questo paese dovremmo incentivare il lavoro per tutti. Donne e uomini, avremo davanti mesi molto molto complicati rispetto al tema del lavoro, l'economia stenta a riprendersi, avremo però tante risorse da poter investire. Ecco, io credo che quello farà anche la differenza. Se noi sapremo investire le risorse europee nella formazione, nella ricerca, nell'innovazione, tenendo conto che bisogna riconoscersi tra uomini e donne nel nostro paese, credo che si potranno fare
passi avanti e poi puntare sulle nuove generazioni di donne. Guardi, abbiamo delle ragazze stupende nel nostro paese che molto spesso fanno la scelta obbligata in molti casi di andare all'estero dopo aver studiato tanti anni, anche con risultati davvero importanti. Dobbiamo creare un'Italia per cui vada la spesa per i nostri giovani, soprattutto per le tante nostre giovani, di rimanere qua, di investirci e di scommettere per il futuro. Grazie alla segretaria della CISL per aver partecipato a Benedetta Economia. Grazie di cuore, arrivederci.